dicevamo, quindi nel caso di necessità di dimensionare una parete arretrata, cioè scegliere la distanza ottimale tra la rete e quant'altro, sono disponibili delle correlazioni sul vostro libro, sono disponibili delle correlazioni sia nel caso di convezione naturale che nel caso di convezione forzata. Cioè sostanzialmente quello che succede è che il flusso di aria tra le alette è assimilato a un flusso in un condotto, ok? Più o meno. Ora, queste correlazioni sono disponibili sul testo e non è che c'è la necessità di andare lì punto punto a vedere le varie relazioni. Quindi l'unica cosa, vediamo per grandi linee come sono fatte, e quindi attraverso un esercizio, applicandole, capite sostanzialmente molto di più riguardo a queste correlazioni. Ora, in questo esercizio che poi farete in particolare, ho riportato le correlazioni principali e si parla di parete arettata in condizione di convezione naturale. La soluzione proposta è quella di Helen Bass e nel valutare il coefficiente di scambio tra l'aletta e l'ambiente esterno si utilizza un numero di Rayleigh modificato che è dato dal numero di Rayleigh, come normalmente calcoliamo, per D, che è la distanza tra le alette, cioè il passo, diviso B, che è la dimensione, in questo caso l'altezza delle alette. Quindi attraverso questo numero di Rayleigh modificato è possibile utilizzare un grafico di questo tipo che è sul, ancora una volta sul vostro libro, quindi poi con calma ve lo andate a guardare, che fornisce una relazione tra il numero di Rayleigh modificato e il numero di Nusselt, e Helen Bass ha osservato, ovviamente c'è anche un'espressione matematica, no? Che lega il Nusselt al Rayleigh modificato, comunque ha osservato che esiste sostanzialmente un passo ottimale dal momento che, dal punto di vista intuitivo, per massimizzare lo scambio termico sul lato esterno noi dovremmo avere una parete alettata molto fitta, perché così massimizziamo la superficie alettata esterna e quindi aumentiamo lo scambio termico. Nello stesso tempo però, diminuendo lo spazio delle alette, creiamo un impedimento al fluido che deve scorrere tra le alette, giusto? Quindi in maniera del tutto intuitiva questo ci fa pensare che esisterà una distanza tra le alette ottimale che ottimizza non solo la superficie di scambio ma anche il moto del fluido tra le alette e quindi ci consentirà di avere un H ottimale. Questa condizione è stata individuata per Rayleigh modificato pari a 50 nel caso di convezione naturale. A Rayleigh modificato pari a 50, guardando questo grafico, corrisponde il numero di Nusselt di 1.25. Rayleigh 50 è questo qui, corrisponde al numero di Nusselt di 1.25. E dal numero di Nusselt si può trovare la distanza ottimale. Per tener conto però di tutti gli effetti legati al fatto che in realtà non stiamo parlando di un canale, ma stiamo parlando di alette, ci sono delle correlazioni empiriche che correggono questo valore di diametro ottimale utilizzando per esempio una correlazione di questo tipo. Ok? Quindi con approcci di questo tipo è possibile dimensionare una parete alettata. Sempre sul testo c'è riportata, è sostanzialmente un paio di paginette, il caso relativo alla convezione forzata. Anche qui non c'è alcuna necessità di guardare
nel dettaglio ciò che è riportato nel testo, perché si tratta di utilizzare delle correlazioni che sono appunto disponibili qui, che più delle volte sono empiriche o semi-empiriche. Di conseguenza non c'è la necessità di spiegare, ricavare le correlazioni eccetera, ma basta andare a vedere in quali condizioni sono applicabili, quali sono i parametri da utilizzare, quale è per esempio il grafico a cui fare riferimento. E una volta che si ha tutto il know-how acquisito relativamente alle alette, ai profili di temperatura, al rendimento e quant'altro, siete in grado di dimensionare la parete alettata. Chiaro? Quindi questo è il messaggio. Adesso, dal punto di vista teorico, la parte relativa alle alette e ai sistemi alettati è terminata. Quindi nella rimanente parte della lezione faremo l'esercitazione. L'approccio che utilizzeremo è il seguente. Vi proietto l'esercizio, in questo caso l'esercizio numero 1. Qui avete la traccia con tutti i dati. È un esercizio preso volutamente dal testo ed è indicato quale esercizio è su quale testo. Questo per darvi la possibilità di approfondire l'esercizio a casa autonomamente, andando a vedere l'esercizio sul testo, che è questo qua, dove l'esercizio stesso è svolto. Quindi se qualcosa vi è sfuggito, se qualcosa non l'avete capita, la volete approfondire, qui potete farlo. Ok? Quindi questo è il motivo per cui sono stati presi questi esercizi e indicati chiaramente. Vi do 15 minuti di tempo per svolgere da posto l'esercizio e quindi ragionarci in autonomia, dopodiché lo vedremo insieme alla lavagna. Ok? Quindi avete avuto del tempo per risolvere l'esercizio da posto, quindi non mi sembra ci siano stati particolari problemi. Adesso vediamo insieme appunto come andava affrontata la risoluzione di questo esercizio. La traccia la leggiamo velocemente. A che temperatura si porta l'estremità di un cucchiaino immerso in una tazza di latte bollente? Il cucchiaino può essere considerato come un'aletta di acciaio inossidabile con questo valore di conducibilità termica, dritta a profilo rettangolare, spessa 1 mm, lunga 5 cm e larga 1 cm, esposta ad aria a 20 gradi con H pari ad 8. La temperatura della superficie di base, cioè del latte, è 100 gradi. Quindi, in parole povere, abbiamo questo cucchiaino immerso nel latte, come dice la traccia, bollente, che può essere schematizzato come un'aletta in questo modo. Il latte sarà contenuto in un bicchiere, diciamo, trasparente, così si vede. Ecco, quindi questo qui è il latte e questo è il cucchiaino immerso, ok? Quindi questa è quella, la temperatura di 100 gradi è quella che abbiamo sulla superficie di base, per intenderci, mentre all'esterno abbiamo T infinito e H segnato pari rispettivamente a 20 gradi Celsius e 8 bar al metro quadro Kelvin. La parte di cucchiaino che sporge dal latte è la lunghezza dell'aletta con L pari a 5 cm, quindi lo scriviamo qua. Poi abbiamo la larghezza dell'aletta, che abbiamo sempre chiamato B, che è pari a 1 cm, e lo spessore dell'aletta, che è questo qui, che abbiamo chiamato T in precedenza, che è 1 mm, se ricordo bene, sì, che è 1 mm. L'aletta è costituita da un materiale che ha una conducibilità termica pari a 16,3 watt su metro Kelvin e vogliamo sapere a che temperatura si porta l'estremità dell'aletta. Ora, per rispondere a questa domanda, ovviamente possiamo sicuramente utilizzare le relazioni che abbiamo ricavato durante le lezioni relative al profilo di temperatura in funzione di x, in questo caso l'asse x è questo qui,
Quindi possiamo sicuramente utilizzare l'espressione del profilo di temperatura utilizzato e, viste le dimensioni di questa aletta, sicuramente l'ipotesi, la condizione al contorno più plausibile che possiamo utilizzare per l'estremità dell'aletta è quella di adiabaticità. Volendo poi possiamo anche confrontare la condizione al contorno del primo tipo con la condizione al contorno del secondo tipo per capire quanto si sbaglia utilizzando quella del primo tipo invece che quella del secondo. Per quanto riguarda M quadro, l'abbiamo detto prima, l'espressione da utilizzare è 2H segnato diviso KT, giusto? E nel caso di aletta con estremità adiabatica, la temperatura in funzione di x è data dal coseno iperbolico di mx meno L diviso il coseno iperbolico di ml. All'estremità x meno L sarà pari a 0, quindi il numeratore sarà ovviamente il coseno iperbolico di 0, che è 1. Quindi alla fine la T di L, questa è T segnata secondo la notazione che abbiamo utilizzato, la T di L è 1 diviso coseno iperbolico di ml. Ora, questa temperatura è in realtà T di X meno T infinito diviso T segnato meno T infinito, che è uguale appunto a 1 diviso coseno iperbolico di ml, questo nel caso particolare T di L meno T infinito, e da qui possiamo ricavare T di L che è uguale a Ts meno T infinito sul coseno iperbolico di ml più T infinito. Avete già fatto i calcoli da posto, quindi la temperatura dell'estremità dell'aletta quant'è? Circa 52 gradi Celsius. 52 gradi Celsius. Osservazioni? Qualcosa che avete sbagliato, su cui non vi trovate? Tutti vi trovate? Ok. Adesso, che cosa sarebbe cambiato se avessi utilizzato una condizione al contorno del primo tipo sull'estremità dell'aletta? Allora, la risposta in realtà può essere data in maniera abbastanza immediata, perché è sufficiente andare a valutare la tangente iperbolica di ml. Vi ricordate dalle scorse lezioni? Se ml è un numero maggiore o uguale di 2,65, abbiamo detto, la potenza termica scambiata dall'aletta con estremità adiabatica e la potenza termica scambiata da un'aletta di lunghezza infinita sostanzialmente si equivalgono. Quindi ci aspettiamo che anche l'errore nell'utilizzare la prima o la seconda condizione al contorno sia contenuto. In ogni caso, immaginando di voler utilizzare una condizione a contorno del primo tipo, in questo caso specifico, l'espressione del profilo di temperatura è T di X diviso meno T infinito diviso T di S meno T infinito è uguale E alla meno MX, per cui T di L è uguale a T S meno T infinito per E alla meno ML più T infinito. Ma chiaramente L che stiamo valutando è 5 cm, perché in questo caso l'aletta raggiunge una temperatura di 20 gradi per L tendente a infinito, giusto? Ma noi chiaramente già sappiamo che quindi all'estremità dell'aletta la temperatura è 20 gradi perché è una condizione al contorno. Però, immaginando di fermarci ai 5 cm, qual è la differenza tra le due temperature, ammettendo che l'aletta
sia adiabatica e lunga proprio 5 cm nel primo caso, oppure sia di lunghezza infinita, e allora andiamo a vedere a una distanza di 5 cm quant'è la temperatura, capite? Quant'è questo valore di temperatura sostituendo ad L 5 cm? Ovviamente 5 per 10 alla meno 2 metri, serve che ve lo dica. Circa 37 gradi Celsius. Circa 37 gradi Celsius, quindi si commette un errore rilevante. Si commette un errore rilevante utilizzando evidentemente questo modello in luogo dell'altro. Ok? Però ripeto ancora, avete tutte le informazioni necessarie a poter effettuare una stima a priori attraverso, ripeto ancora, la tangente iperbolica di ML. Va bene? Potete proseguire con l'esercizio numero 2, questa è la traccia, leggiamola velocemente. Una retta dritta con profilo rettangolare, quindi analoga a quella che abbiamo appena visto, è in aria ad una temperatura di 50 gradi Celsius. La conduttanza convettiva unitaria è pari a 50 watt sul metro quadro Kelvin. La temperatura alla base della retta è 100 gradi Celsius. La letta è di acciaio con K pari a 34 watt su metro Kelvin, K conducibilità termica, è lunga 10.3 cm, spessa 0,95 cm, determinare, è lunga quindi L, determinare il rendimento della letta, la temperatura all'estremità della letta e la potenza dissipata per unità di lunghezza, cioè per unità di lunghezza B. Okay? Quindi quello che viene chiesto è Q punto su B sostanzialmente. Qui sono riportate alcune delle azioni da utilizzare per agevolarvi nella risoluzione dell'esercizio. Ancora una volta, 15 minuti, buon lavoro. Ok, riprendiamo quindi, avete porto l'esercizio senza particolari problemi. La modalità con la quale questo esercizio andava svolto non è molto differente dall'esercizio precedente, infatti abbiamo ancora una letta a sezione rettangolare, per cui n quadro sarà pari a 2h segnato diviso kt, quindi il valore di m quadro da utilizzare nelle equazioni, ancora assumendo aletta con estremità adiabatica, la temperatura all'estremità può essere trovata utilizzando l'equazione del profilo di temperatura che abbiamo trovato, e che è questa, T di x meno T infinito diviso Ts meno T infinito uguale coseno iperbolico di mx meno L diviso coseno iperbolico di ml. Ok, per quanto riguarda la potenza, questa è pari a radice di h segnato p kA per ts meno t infinito per la tangente iperbolica di ml, e questo perimetro è sostanzialmente 2 volte B, mentre l'area è B per T. Ok? Quindi è 2 volte B quadro T, il prodotto perimetro per area. B quadro lo portiamo fuori dal segno dalla radice quadrata e dividiamo l'espressione per B in modo da trovare, come richiesto dall'esercizio, la potenza termica per unità di larghezza, che è appunto Q punto su B.
Infine, il rendimento è dato dall'espressione che abbiamo trovato proprio questa mattina per rendimento di un'aletta con estremità adiabatica, ed è la tangente iperbolica di ml diviso ml. Quindi, applicando queste relazioni, troviamo una temperatura all'estremità pari a circa 66 gradi Celsius. Troviamo una potenza per unità di larghezza pari a circa 270 watt per metro, e infine un rendimento pari a 0,53. Vi trovate tutti con questi valori? Benissimo. E questo è il modo in cui questo esercizio andava svolto. Ora, l'esercizio, visto che non è rimasto moltissimo tempo, l'esercizio successivo, che è ancora sulla singola aletta, magari svolgetelo a casa, in autonomia, mentre mi faceva piacere affrontare con voi questo esercizio che è relativo a una parete alettata. È l'esercizio 5.4 sul vostro libro, leggiamo velocemente la traccia. Una superficie piana di uno scambiatore di calore separa il flusso di un liquido da quello di un gas. Già potete immaginare dove si trova il liquido e dove si trova il gas. Il liquido si trova sicuramente sulla superficie non alettata, perché presenterà un H più elevato, e sul lato del gas mettiamo l'H. La superficie bagnata dal liquido è piana, infatti, e la conduttanza unitaria è 260 watt su metro quadro. L'altra superficie, quindi quella superiore, è alettata. Ci sono 96 alette dritte a profilo rettangolare, fatte di acciaio, con una conducibilità termica K pari a 43,3 watt su metro Kelvin, uno spessore di 0,5 mm, sono alte 1,27 cm e sono larghe quanto tutta la superficie, cioè 3,05 m. La conduttanza unitaria relativa al lato gas è nota, quindi non è un'incognita del problema, è pari a 58 watt su metro quadro Kelvin. Le dimensioni della superficie sono 610 mm, ed evidentemente stiamo parlando di questa dimensione, per 305 mm, che invece è l'altra dimensione, perché l'ha detto prima che le superfici sono larghe quanto tutte le alette sono larghe quanto tutta la superficie, cioè 3,05 m, quindi la dimensione normale alla lavagna, per intenderci, è pari a 305 cm. Ritenendo trascurabile la resistenza termica della parete, si intende la parte conduttiva attraverso la parete, quindi nello schema elettrico equivalente la resistenza relativa alla conduzione attraverso la parete la potete trascurare, vogliamo valutare la potenza termica trasmessa per unità di differenza globale di temperatura, per una differenza globale di temperatura pari a 56 gradi Celsius. Ok? Tutto chiaro? Si tratta di applicare, come vedete qui, lo schema elettrico equivalente che abbiamo ricavato prima insieme e valutare appunto la potenza termica dispersa. 15 minuti, buon lavoro. Allora, il tempo che avevate a disposizione, diciamo così, è scaduto, ma mi sembra che la maggior parte di voi sia riuscita a risolvere l'esercizio. Non c'è necessità di riscrivere alla lavagna le relazioni, già che queste sono quelle che abbiamo visto a inizio lezione, non nello schema elettrico equivalente, quindi avete già tutto scritto sul vostro quadernino. Si tratta quindi di riapplicare lo stesso circuito elettrico equivalente che abbiamo visto all'inizio della lezione oggi, con l'unica differenza che la resistenza conduttiva attraverso la parete non c'è, dal momento che la traccia dice che è ritenuta trascurabile, quindi tra queste due resistenze qui ce n'era una terza e qui non c'è. Ovviamente l'altro piccolo aspetto è che
nella valutazione della conduttanza della superficie alettata entra in gioco il rendimento dell'aletta. In questo caso sono alette rettangolari con estremità diabatica, quindi l'espressione del rendimento è quella che abbiamo ricavato analiticamente, cioè tangente iperbolica di ml diviso ml. Però se le alette avessero avuto una forma differente avremmo comunque potuto trovare il rendimento utilizzando per esempio una soluzione grafica tipo quelle che avete visto qui. Quindi, capito questo, a questo punto vediamo quali sono stati i risultati. La potenza termica trasmessa è stata di 4870 watt. Circa 4900 watt è la potenza termica globalmente trasmessa attraverso la parete. E per completezza il rendimento che avete calcolato è risultato pari a 0,79. Quindi questi erano i parametri più importanti da calcolare. Credo non sia necessario spendere ulteriori parole su questo esercizio, perché non è null'altro che l'applicazione di quello che abbiamo fatto. Quest'ultimo esercizio invece, che purtroppo non abbiamo il tempo di fare perché la lezione ormai è finita, vi invito a farlo in autonomia a casa. Allora, si tratta di un esercizio in cui viene chiesto di scegliere il passo ottimale tra le alette, ok? E queste alette, poi leggerete la traccia, queste alette sostanzialmente lavorano in condizione di convezione naturale. Le relazioni quindi sono da utilizzare, sono quelle di Ehlenbass. Allora, il tutto è in realtà molto semplice, già che abbiamo visto che una volta valutato il Rayleigh modificato, vi ho detto questa mattina che è stato osservato che per Rayleigh modificato pari a 50 si ha la condizione di scambio ottimale, e per valore di Rayleigh modificato pari a 50, a cui corrisponde un Nusselt pari a 1,25, il quale Nusselt, data la sua espressione che vedete chiama in gioco la distanza tra le palette, oltre tra le palette, tra le alette, oltre agli altri parametri, noto Nusselt, potete appunto calcolare il passo tra le alette. La distanza ottimale, tuttavia, come vi ho detto questa mattina, per tener conto di tutti gli altri effetti, alla fine viene calcolata utilizzando un'espressione empirica, che è questa che vedete qua sotto, che è basata sulle relazioni precedentemente viste, ma con delle correzioni di natura empirica. Quindi alla fine avete tutte le informazioni che vi servono per rispondere alla traccia dell'esercizio. Per informazioni più dettagliate su questa parte, torno a ripetervi che tutte le relazioni, il campo di validità e quant'altro sono disponibili sul libro volume 1 di trasmissione del calore a pagina 243. Quindi andando lì trovate tutte queste informazioni, che voglio dire non richiedono approfondimenti di tipo teorico, ma si tratta dal punto di vista pratico di semplicemente applicarle leggendo, passatemi il termine, le istruzioni, ecco, se la vogliamo mettere così, va bene? Allora, detto questo, la lezione di oggi è terminata, quindi ci vediamo martedì, e martedì inizieremo un nuovo argomento, cioè inizieremo a parlare delle differenze finite. È un argomento che ci impegnerà un pochino di più, ma la parte alette e sistemi alettati è terminata oggi. Grazie a tutti e buona giornata.